Lungo applauso nella sala del Consiglio Comunale per Giorgia Bronzini, la pluricampionessa del mondo di ciclismo è alle battute finali della carriera agonistica costellata di successi e a breve diventerà direttore sportivo della prestigiosa squadra Trek che aprirà la sezione femminile. A Palazzo Mercanti si sono radunati tutti i rappresentanti delle istituzioni locali coinvolte nell'organizzazione del Giro Rosa che ha fatto tappa nel Piacentino il 9 luglio. Giorgia Bronzini continuerà a portare il nome di Piacenza nel mondo. Beh, io devo solo che ringraziare in primis il sindaco per aver creduto in me e in questa manifestazione e tutti quelli che hanno collaborato nella buona uscita del giro, della tappa del giro. Io sapevo che comunque al traguardo, indipendentemente dal risultato che avessi fatto, Piacenza mi avrebbe abbracciato, tutti i miei amici erano lì, i conoscenti e quant'altro, quindi io mi sono scrollata un po' addosso la delusione che avevo in quel momento e ho sorriso a tutti quelli che mi venivano incontro. E sì, finirò la mia stagione agonistica, ma sarò sempre coinvolta nel ciclismo. Per me è un orgoglio e questo orgoglio lo porterò comunque a Piacenza, spingendo sempre tante società del ciclismo femminile a migliorarsi e continuando a tenere buonissimi contatti con Giuseppe Rivolta e quindi poter riportare il giro qui. Vedendomi in un'altra veste, ma comunque portando il meglio del ciclismo mondiale femminile qua. Le ragazze straniere mi hanno fatto i complimenti per le nostre colline, per la nostra area e anche per il nostro cibo. Piacenza è stata riconosciuta come una delle tappe del giro più amata. Un sentito ed è un doveroso ringraziamento a Giorgia che tanto ha fatto per lo sport e tanto ha fatto per la città di Piacenza. Abbiamo visto anche l'occasione del Giro Rosa, comunque è stato un tributo che abbiamo voluto fare noi come città a una campionessa e abbiamo visto comunque che il risultato è stato un risultato particolarmente apprezzato da tutti. Giorgia è una persona che è una grande sportiva ma anche una persona con delle doti umane incredibili. Noi siamo riconoscenti, siamo convinti che i suoi successi continueranno ancora anche se non in campo agonistico. Piacenza l'adora e quindi tutto quello che Piacenza potrà fare per Giorgia verrà fatto. Dall'altro lato lei è veramente una testimone d'eccezione per il nostro territorio, noi ne siamo orgogliosi. Giorgia Bronzini ha un entusiasmo contagioso, ha dichiarato l'assessore allo sport Massimo Polledri. In comune era presente anche Giuseppe Rivolta, organizzatore del Giro Rosa, che oltre a manifestare grande stima per la campionessa piacentina, ha fatto i complimenti alla città per l'ottima riuscita dell'evento.